Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pentiment. Io sono Glacial Sphere e in questo mio gameplay walkthrough che sto facendo in blindrun, quindi per la prima volta insieme a voi, stiamo giocando dall'inizio alla fine Pentiment, questo videogioco nuovo sviluppato da Obsidian Entertainment, ambientato come vedete in una sorta di abbazia, monastero e villaggio circostante, in cui siamo un miniatore, ovvero uno di quegli uomini che pitturava, creava, disegnava le miniature all'interno dei manoscritti. Dobbiamo andare assolutamente nel... Sembrava un urlo, veniva dal chiostro, un grido allarmante. Attenzione, attenzione, attenzione. Tocca andare nel chiostro. Qua sta succedendo un casino nel monastero, ragazzi. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Forse veniva dalla sala capitolare in fondo al corridoio. Sì, noi dobbiamo andare nella sala capitolare. Oddio. Salve, Sabat. Penso che sia successo qualcosa di terribile, maestro Andreas. No, non volevo andare di qua, però. Volevo parlare con Sabat. Però non posso parlare con lui. Tocca andare nella sala capitolare. Vediamo cosa è successo. Qui dove c'è quell'affresco, appunto, della danza della morte. Oddio, qualcuno è stato ammazzato. Restiamo in silenzio. Per favore, padre. Dov'è fratello Florian? Fatelo venire in fretta. Silenzio, fratello. Prego, fratello Florian. Florian era il gestore della... No, non era il gestore delle cantine, vero? Qualcuno ha pugnalato un frate. Mi dispiace, padre. Non c'è nulla che io possa fare. È morto. Suor Margarete, calmati. Suor Gertrude, per favore, riporta Suor Margarete in giardino. Sì, madre Cecilia. Dio ci protegga. Il barone era amico del principe vescovo di Frisinga. Ah, è il barone quello! Non è un frate, è il barone. Perché il principe vescovo lo preoccupa così tanto? Questa abbazia è insolita sotto diversi aspetti. La sua sola esistenza offende alcuni membri della chiesa. Siamo abbastanza lontani da Roma e Magonza. Sì, Magonza, credo, Magomba. Oh. Perché ci si dimentichi di noi? Ma questa tragedia potrebbe portare attenzioni indesiderate. Florian, pensi di riuscire a far sparire il corpo? Padre Abate, scusatemi, che cosa dite? Metti in discussione i miei ordini? Perché perdi tempo prezioso? Vuoi forse vedere i soldati del principe vescovo marciare sul nostro monastero e scacciare dalla nostra casa i tuoi fratelli e le tue sorelle? Dio ci protegga! No, no! Ave Maria con la prega, giustamente. Basta, silenzio! Calmatevi, tutti quanti. Padre Abate. Ma anzi, padre Abate, scusatemi. Il servo del barone Rotvogel sta già organizzando la partenza. La moglie del barone arriverà entro poche ore. È vero, arriva anche la moglie. Non è il momento di prendere decisioni avventate. Sì, avete ragione, perdonatemi. Cosa faremo allora? Dobbiamo inviare subito l'uomo del barone alla corte del principe vescovo di Frisinga. Madre Cecilia, stando a quanto aveva detto il barone, l'arcidiacono del principe vescovo è a Innsbruck per la dieta imperiale. Ancora meglio, agire rapidamente e mettere a tacere ogni voce sconveniente a nostro riguardo. Considerata la levatura del barone, l'arcidiacono si affretterà senza dubbio a raggiungere l'abbazia per indagare. Dovremo cooperare senza riserve con lui e pregare per una rapida risoluzione. Sì, va bene. Grazie, Madre Cecilia. Fratello Voislav, per favore, rinchiudi fratello Pietro in cantina fino all'arrivo del delegato del principe vescovo. Ah, pensano che sia stato Pietro? Anzi, Piero, scusatemi. Che cosa? Fratello Piero? Perché? Ma è assurdo, padre Gernot, vi imploro di ripensarci. È stato colto in flagrante delitto. Delitto. Ricoperto di sangue, con un coltello fra le mani. Padre,
Credete davvero che fratello Piero possa essere capace di un'azione così vile? Sì, capace a sufficienza se spinto dalla rabbia. Non provavo alcun sentimento di rabbia nei confronti del barone, padre abate. E l'ho semplicemente trovato in queste condizioni. Non provavi rabbia nei suoi confronti? Nemmeno dopo aver insultato il tuo lavoro e averci costretto ad affidarlo ad Andreas? Me lo stanno palesemente incastrando. Non è un argomento di discussione. Non possiamo farci trovare a mani vuote all'arrivo del delegato del principe vescovo. Anche se Piero avesse voluto uccidere il barone, le sue condizioni fisiche non glielo avrebbero consentito, infatti. Riesco a stento a impugnare un pennello? Come riesce a stento a impugnare un pennello? Come potrebbe conficcare un coltello nel corpo di un uomo? Silenzio! Questa storia non ti riguarda. Mi riguarda dal momento in cui mi includete nelle presunte motivazioni di fratello Pietro. Sì, di fratello, fratello, Piero. Infatti, non intendo discuterne oltre con te. La mia decisione è presa. Fratello Wojzlaw rinchiuderà fratello Piero in cantina fino a mio ordine contrario. Fratello Florian, per favore, accompagna Andreas fuori dall'abbazia. Andreas, non voglio vederti qui fino a domani. Mi hai capito bene? Lo trovo ridicolo, ma va bene. Ormai l'abbiamo fatto incazzare, ragazzi. Sappiamo, ormai andiamo contro l'abate. Proprio apertamente. Andreas, ascoltami, capisco la tua posizione. Nemmeno io credo che il colpevole sia Piero, ma questo non è il momento di far infuriare l'abate. Sono certo che anche gli altri fratelli e sorelle ritengano Piero innocente, ma l'abate è molto preoccupato per ciò che farà il principe vescovo. Se avete consigli, mi piacerebbe ascoltarli. Concedetegli qualche ora per placare i nervi e la mente. Avete bisogno di pensare chiaramente. Andate dai Drucker, gustate un buon pasto e tornate alla nona. Non avremo molto tempo, ma bussate alla mia finestra con una pietruzza e vi farò entrare. A quale scopo? Per esaminare il cadavere. Giustamente. Ok, ora diventiamo degli investigatori, quindi. Dovrei seguire il consiglio di Florian e andare dai Drucker. Andiamo. Spero che mi chiarisca le idee. Andiamo subito dai Drucker allora. Qui ragazzi non c'è tempo da perdere in cose secondarie, ma tocca andare a fare la trama direttamente. Anche perché le cose secondarie qui le abbiamo già fatte. Tira, abbiamo già parlato. Andiamo dai Drucker. Eccoci qui. Salve. Sì, lui che scrive ogni volta, cioè che scrivono ogni volta al contrario, mannaggia loro. Buona giornata, Andreas. Già di ritorno dall'abbazia? È solo mezzogiorno. Andreas, stai bene? No, è successo qualcosa di terribile. Non ne sono sicuro. Sto bene, non preoccuparti. No, dai, diciamoglielo. Oddio, cosa è? No, scusa, entra e siediti un attimo. Loro scrivono al contrario, questo qui parla al contrario perché è proprietario della stampatrice, se non sbaglio. Della stampa, quindi è come se stampasse, come se mettesse le lettere, stampa e quindi viene quell'effetto lì, credo. Se non sono troppo invadente, vorrei riposare un po'. Sì, è stata una giornata difficile, mi farà bene distrarmi un po'. Ho proprio quel che fa al caso tuo, allora. Vorrei sapere che ne pensi del mio ultimo progetto. Vai, andiamo, andiamo. Vedete? È come se lui mettesse i vari tasselli delle lettere, stampasse. Tac. Buongiorno Andreas, ti preparo un piatto? Se non è troppo disturbo, lo apprezzerei. Aspetta, forse la stampa però non era ancora disponibile a quest'epoca, in quest'anno storico. Forse non c'era ancora la stampa, quella non potrebbe non essere stampa. Ah, sono sempre felice di gustare i tuoi manicaretti, Marie. Vai, sempre felice ovviamente. Oh cielo, Klaus, devi invitare Andreas più spesso, così potrò finalmente sentire apprezzamenti sulla mia cucina. La tua cucina è deliziosa, tesoro. Salve. Ciao Bertold, come stai? Ho sonno. Va bene, allora vai a dormire. Cazzo vuoi da me? Vieni nella mia bottega, andiamo. Ho intenzione di stampare. Ah, vedi, no, era stampa, ok. Ho intenzione di stampare una nuova edizione di Till e una Spiegel.
è uscita in una stampa qualche anno fa a Strasburgo, ma era orribile, quasi del tutto priva di illustrazioni. Cosa ne pensi di queste? Sono nuove. Ma che belle! Sono splendide, lavoro eccellente. Grazie, lo dirò a Marie. Ha fatto lei queste xilografie? Sì, i disegni erano miei, ma lei ha fatto le incisioni. Ho abbastanza talento per i disegni, ma solo lei sa realizzare le incisioni e i caratteri. Benedici noi, o Signore, e questi tuoi doni che stiamo per ricevere grazie alla tua generosità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen, amen. Ho fame. Amen. Andreas, cosa annunciavano le campane dell'abbazia? Hanno suonato a lungo. Il nobile visitant Lorenz Rothvogel è stato trovato ucciso nella sala capitolare. Dio santo, era arrivato solo ieri. Sì, e c'è di peggio. Uno dei fratelli anziani con cui lavoro nello scrittorio, Piero, è stato accusato del crimine. È terribile! Un omicidio a Kiersau? Com'è possibile che un monaco faccia una cosa del genere? Mi dispiace, Andreas. Il barone sembrava un uomo interessante e so che è stato un mecenate dell'abbazia per anni. Come è morto? Potrebbe essersi trattato di un incidente? E l'abate crede davvero che sia stato fratello Piero a ucciderlo? Ha sempre parlato molto bene di lui. Sembra che Lorenz sia stato pugnalato, ma non lo so per certo. C'era molto sangue intorno al corpo. Infatti, preferirei risparmiarvi i dettagli, ma è difficile credere che quello che gli sia successo sia stato accidentale. Stanno mangiando, non mi sembra il caso di dire queste cose. Ma no, non posso credere che Piero abbia fatto una cosa simile. Non farebbe del male a una mosca. Oh, non trattenerti a casa mia. Ho avuto figli e ho persino aiutato Agnes a partorirne alcuni. Non sono affatto schizzinosa. Sì, sangue! Va bene. Ma se non è stato fratello Piero, chi pensi possa essere il colpevole? Ho visto Fortunato Steinauer discutere animatamente con Lorenz ieri, poco prima di passare da voi, ma non è ovviamente lui ad averlo ucciso. Fortunato? E perché avrebbe dovuto litigare con un nobile? Vai, mangiamo. Iniziamo con la pasta all'uovo. Probabilmente c'è altro che non sai, caro. Cosa vuoi dire? Non sono persona da alimentare pettegolezzi, ma se proprio sei curioso, parla con qualcuna delle altre donne in città. O con Madre Cecilia, all'abbazia, e con lei abbiamo già provato a parlare più volte, eh. Perché Madre Cecilia? Non credevo che fosse informata di ciò che accade a Tassing. Oh, non ce n'è bisogno. Fortunato è un tipo schietto. Sono sicuro che se glielo chiedessi, ti direbbe su cosa verteva la discussione. Grazie a entrambi, è un buon consiglio. C'è dell'altro, però. Mentre io e Lorenz attraversavamo il pascolo, la vedova Kemperin è uscita dal bosco e? Beh, lo ha maledetto. Non mi sorprende. Il defunto marito di Ottilia, Rannig, ha litigato con Lorenz durante la sua ultima visita a Tassing. Non ricordo i dettagli, ma Rannig è morto l'anno scorso e da allora Ottilia non è più la stessa. Che mangiamo ora? La salsiccia. È sempre stata una vecchia megera, anche prima di essere vecchia. Klaus, basta così. Ha avuto una vita piena di tribolazioni, come Giobbe. E ora vive tutta sola ai margini del bosco. Gira voce che presto perderà la sua proprietà. Mi fa pena, anche se è una megera. Una donna amareggiata. La legge dovrebbe prevedere qualche eccezione che le consenta di ereditare. Ma. Sì, sarebbe più giusto. Non è sempre stato così. Credo che la mia bisnonna abbia ereditato questa terra molto tempo fa. Beh, se gli uomini hanno cambiato una regola, possono cambiarla di nuovo. Hai ragione, come sempre, cara. Basta con Ottilia. Chi altro potrebbe essere stato? Non so che intenzioni abbia, ma il priore Ferenc si comporta in modo strano dal giorno in cui Lorenz è arrivato. Forse una disputa accademica? So che sono entrambi avidi lettori, sia di classici sia di opere più recenti. Durante la sua ultima visita, il barone acquistò da me un libro di astronomia. So che il priore nutre interessi simili. Ma il priore arriverebbe a uccidere per una semplice disputa? Dipende dalla natura della disputa. Molti hanno ucciso o sono stati uccisi per le loro convinzioni. Quella che per alcuni è un'opinione, per altri è una professione di fede, per la quale vale la pena di uccidere.
Può darsi, ma non ho mai visto il priore Ferenc arrabbiato, nemmeno quando Gernot è stato fatto abate al posto suo. In seguito mi era parso amareggiato, ma mai violento. Non sembra essere nelle sue corde. Quindi è fortunato la vedova e il priore dell'abbazia. Qualcun altro? È successa una cosa strana quando ci siamo avvicinati all'abbazia insieme. Madre Cecilia era fuori con alcune suore. Si è incupita e ha portato dentro le suore senza dire una parola. Sembra che avessero dei trascorsi, quantomeno. Ora tocca mangiare il pane contadino. Non conosco personalmente Madre Cecilia, ma non ho mai sentito nessuno parlare male di lei. Se non amava il barone, immagino avesse le sue buone ragioni. Beh, Andreas, sembra che ci sia parecchio su cui indagare. Grazie per la chiacchierata, mi sentivo sopraffatto. Grazie per la vostra premura, mi avete aiutato a capire come posso aiutare Piero. Sei sempre benvenuto qui, Andreas, in qualsiasi momento. Sì! Per lui sei ancora più il benvenuto. Che Dio ti accompagni, Andreas. Grazie, fai bravo finché non torno, Bertolt. Ci proverò. Ok. Ora toccherebbe lavorare, ma immagino che non lavorino. Ho diverse piste da seguire, ma da dove dovrei incominciare? Potrei parlare con Fortunato Steinauer. Probabilmente starà lavorando davanti a casa sua. La vedova Kemperin vive a sud di qui, vicino a Franz Bauer. Di solito il priore Ferenc è allo scrittorium, ma non posso parlargli prima di domani. Però nulla mi vieta di parlare con Madre Cecilia, al convento. Ma se non assisto fratello Florian nell'esame del cadavere all'abbazia, dovrò farlo senza di me. Ok, io direi di andare prima di tutto a fare l'esame del cadavere. No, 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 di qua. Per me la pista migliore è quella, perché penso che nessuno dei paesani sia stato ad ucciderlo, anche perché era nel convento. Però ci dice di andare a parlare con Fortunato il gioco. Aspettate, eh. Andiamo qui nella missione. Adesso posso togliere un po' di asterischi così. Ok. Proviamo a vedere se posso arrivare. Lanciapietra, vai. Andreas, perdi qua. Per me la parte più importante di questa cosa è andare a vedere il cadavere. Eccoti, vedo che la tempesta non ti ha rallentato. Allora, anche se ho dato istruzioni di non essere disturbato, dobbiamo fare in fretta. Vedere un cadavere da vicino può essere inquietante per alcuni. Spero che non ti lascerai turbare. Non è un problema. Ho vomitato così tanto in vita mia che una volta di più non farà differenza. Un punto di vista interessante. Cerca solo di non sporcare me o il cadavere. Dunque ti consiglio di prendere man mano degli appunti. Potrebbero essere utili in seguito. Ah, certamente. Assolutamente sì. Ispezionerò ora la sezione anteriore del corpo, partendo dal viso e dalla testa. Nessuna ferita visibile, nessun livido, denti in buone condizioni, niente di insolito. Collo, spalle e petto. Normali. Devo rimuovere un po' di sangue per esaminare il busto. Sì, eccola. Una ferita da pugnalata tra la sesta e la settima costola. Però è piuttosto superficiale. Direi che è profonda poco più di un pollice. Sembra che se la sia inferta da solo. Strano. Come? Si è inferta da solo la ferita? Come fate a dirlo? Ma una ferita del genere non sembra essere abbastanza profonda da uccidere, appunto. Un pollice di Norimberga, un pollice di Innsbruck. Ok.
No, dai, stiamo facendo un'indagine, non posso fare il pirla. Esattamente, forse è stata accidentale. L'ha ricevuta cadendo sul proprio coltello. Il lago di sangue in cui l'abbiamo trovato deve provenire da qualche altra ferita. Allora questo deve significare che fratello Piero è innocente. È estremamente improbabile che fratello Piero abbia pugnalato il barone, ma non sappiamo ancora la causa reale della morte. Fratello Piero non avrebbe dovuto raccogliere quel coltello, non avrà nemmeno pensato alla possibile illusione di colpevolezza. Bene, procediamo. Dunque, c'è una piaga sull'organo genitale, probabilmente per la malattia francese. Dubito che abbia a che vedere con il suo omicidio. La malattia che i soldati francesi prendevano nei bordelli di Napoli? Come Napoli? Sì, come fai a saperlo? Oh, capisco. Hai preso del mercurio? Non ne ho sofferto, fortunatamente. È meglio essere cauti. Ah, bene. A ogni modo, sembra che il barone non fosse un marito particolarmente fedele. Capita spesso tra la nobiltà. Per essere un monaco non mi sembrate sconvolto. Mi sono dedicato al mestiere delle armi per molti anni. Il sesso e la morte si incontrano spesso in quel mondo. Inoltre, il sesso non è così raro nemmeno in un'abbazia. Tra i monaci e le suore? Non è rilevante per il nostro esame, Andreas. Continuiamo. A parte qualche vescica sui piedi, da quelle che presumo siano scarpe nuove, non vedo niente di insolito sulle gambe. Andreas, puoi aiutarmi a girarlo? Naturalmente. Sarà dietro allora la ferita, no? C'è una leggera asimmetria nella colonna vertebrale, forse per un vecchio infortunio. Dubito che abbia a che fare con il modo in cui è morto. Ho trascorso abbastanza tempo con i nobili per ipotizzare che potrebbe essere caduto da cavallo durante la caccia. Sembra stupido rischiare così la vita, ma non sta a me a giudicare. Qualunque sia la ragione, non ha contribuito alla sua morte. Eccola, una ferita alla testa assai evidente. I capelli scuri e il sangue la nascondono, ma è piuttosto grave. In vita mia non ho mai visto qualcuno sopravvivere a una ferita alla testa di questo genere. Non dire nulla. La ferita sembra essere stata causata da un singolo potente colpo da oggetto contundente, con un diametro probabilmente non superiore a 4 o 5 pollici. Pollici di Innsbruck? No, non c'è l'opzione qua, gliel'avrei chiesto. Come fate a saperlo? Il cranio è spaccato in un unico punto e c'è un segno visibile sulla pelle circostante. Ci sarebbe voluta una precisione straordinaria per colpire lo stesso punto due volte, a meno che il barone non fosse già morto. È probabile che non sia morto immediatamente. Per quanto tempo avrebbe potuto sopravvivere? Ho visto ferite simili in battaglia, le vittime non durano più di qualche minuto, però è una morte straziante. Comunque sia, non si sarebbe potuto allontanare molto dal luogo in cui è stato inferto il colpo. Quindi potrebbe non essere stato attaccato nella sala capitolare? È stato attaccato nella sala capitolare o nelle immediate vicinanze? Potrebbe essere stato aggredito fuori dall'abbazia, oppure nel chiostro, forse nel grande giardino? Potrebbe essere accaduto in chiesa? Bella domanda. Fuori dall'abbazia non credo. Forse in chiesa. Lo dubito. Rudiger e Mathieu? Entrano ed escono continuamente. Nella chiesa i rumori si sentono facilmente e il barone sarebbe dovuto passare attraverso il chiostro per arrivare alla sala capitolare. A ogni modo, il barone è stato ucciso con uno strumento contundente, molto pesante, è diventato Cluedo, ragazzi. La parte che lo ha colpito era probabilmente un po' più piccola di un pugno. Potrebbe essere stato un pugno? No, nemmeno il soldato più forte potrebbe sferrare un pugno tale, a meno che la testa del barone non fosse schiacciata a terra. Ma in tal caso ci sarebbero anche dei danni al naso o alla fronte. Potrebbe essere stata una donna o una persona anziana? Potrebbe essere stato chiunque, con l'arma giusta e un'altezza sufficiente. Chiunque sia stato, deve aver colto il barone alla sprovvista. Salvo la piccola ferita da coltello, non ha altre ferite.
Suppongo che sia stato colpito, abbia estratto il coltello per difendersi e ci sia caduto sopra prima che fratello Piero lo trovasse. Quindi direi che abbiamo scoperto due cose importanti. Piero non ha pugnalato il barone e anche se lo avesse fatto, non è morto per quel colpo. Il barone è stato ucciso da un colpo alla testa con un oggetto pesante e contundente. Cerchiamo di scagionare Piero. Giusto, ma non sarà facile convincere l'arcidiacono dell'innocenza di un fratello Piero. Sappiamo anche che il barone è stato ucciso da un colpo alla testa con un oggetto pesante e contundente. Vabbè, allora l'avrebbe detto in ogni caso l'opzione. Non ti resta che scoprire come è stato colpito e da chi. Oh, ho trovato un'altra cosa interessante nella giacca del barone, ma non volevo aprirla senza di te. Sembra un biglietto. So che lo aprirai con più attenzione di quanto farei io. Cosa c'è scritto? La ragazza che è morta e l'innocente con lei. Mattutino. Capitolo. Cosa? La ragazza? Quale ragazza? E quale innocente? Una delle suore? Di recente non sono morte suore. Forse Madre Cecilia si ricorda qualcosa. Riesce a capire chi l'ha scritto? Sicuramente non è stato un italiano. Gli scrivi italiani usano la scrittura umanista. Questa è una mano gotica molto raffinata. Per quanto bravi siano Edo e Kekai, non sarebbero in grado di replicarlo. Che cosa? Davvero? Se non sono stati loro, chi può essere stato? Ho intenzione di scoprirlo. Ti auguro di riuscire a trovare la risposta. Ora non vorrei metterti fretta, ma devo chiederti di andartene. Ogni minuto che passi qui è un rischio in più che corro. Appunto. Aspetti qualcuno? Fratello Florian, potresti aprire? Sono Werner Stolz, il medico di Tassing. Sì, ora sono un tantino impegnato. Vi dispiacerebbe tornare dopo cena? Temo non sia possibile. Padre Gernot mi ha chiesto di esaminare il corpo del barone. Va bene, datemi solo un momento. Andreas, devi nasconderti. Da Werner? Non mi interessa se sa che sono qui. Perché? Non dovresti essere qui prima di domani, ricordi? Giusto, ma cosa importa se Werner sa che sono qui? E dai, cioè, nasconditi e basta. Ah, dottor Stolz. Mi scuso per avervi fatto aspettare. Ditemi, di cosa avete bisogno? L'abate vuole che esamini il corpo del barone prima che arrivi sua moglie. A questo punto non credo sia necessario, dato che l'ho già esaminato io stesso. Beh, che c'è di male se do un'occhiata anch'io? Dottor Stolz, con tutto il rispetto, non ce n'è bisogno. La causa della morte è chiara. Se foste arrivato un'ora fa, avrei accettato il vostro aiuto molto volentieri. Aiuto? Io sono un medico formato all'università. Posso benissimo esaminare un cadavere da solo. Non mi serve l'aiuto di un segaossa da campo. Rimani nascosto. Indipendentemente dalle vostre opinioni sulle mie capacità, l'esame è finito. Se insistete nel voler comunque ispezionare il corpo, ve lo permetterò sulla condizione che me lo ordini l'abate stesso. Che cosa? Trascinare qui l'abate sarebbe una perdita di tempo. Anche esaminare un cadavere che è appena stato esaminato, lo è. Che sciocchezze. Tornerò immediatamente con padre Gernot. Che è incazzato il medico Stolz, eh? Ci è mancato poco. Presto, vattene attraverso il chiostro prima che tornino. Sì, subito. Grazie, fratello Florian. Non c'è di che, ci vediamo domani. Ci vediamo. Sapevo che era la cosa migliore andare a fare appunto questa autopsia. Infatti mi ho scoperto delle cose molto importanti. Devo trovare qualcuno con cui mangiare. Non riesco a togliermi quel biglietto dalla testa. La ragazza che è morta e l'innocente con lei. Cosa potrebbe significare? E chi l'ha scritto? È bella domanda. Posso andare qui a parlare con la suora? Non è qui dentro?
Ah, non c'è Cecilia, eh? La sai qui da qualche altra parte. Entriamo qui. Possiamo entrare nel convento, prima non potevamo. Un dipinto di Hildegarda di Bingen, molto cara a Madre Cecilia. Le porte del convento sono chiuse agli estranei, quantomeno agli uomini. Ok, no, forse qui allora saremmo potuti entrare. Però lei non c'è in giro, o sbaglio? Qui abbiamo già guardato, vero? Sì. Niente, lei non c'è. Forse è qui dentro? Abbiamo un sacco di suore. Non possiamo parlare con nessuna di loro. Ah, sì, con Margarete sì. Maestro Mahler? Sì, sono io. Sorello. No, sorella. Pensate che fratello Piero abbia davvero ucciso il barone? No, certo che no. Oh, allora perché il padre Abate lo ha fatto rinchiudere? A questo purtroppo non so rispondervi, suor Margarete. Pensi che il diavolo possa apparire qui, a Kersau? Se il diavolo è riuscito ad apparire a Cristo nel Getsemani, allora può apparire ovunque. Non ho visto il diavolo, ma penso di aver sentito il suo odore. Ieri mi sono svegliata prima del mattutino e ho sentito un odore nel nostro dormitorio. Era strano, muschio e zolfo, mescolati con olibano e rose. Si spostava nella stanza. Volevo urlare, ma avevo troppo paura. E poi è svanito. Mi vergogno di non aver chiesto aiuto, ma non sapevo cosa fare. Non credo che sarei riuscito a fare di meglio di voi, sorella. Qualche altra sorella ha sentito l'odore? Non lo so. Credo stessero dormendo tutte. Grazie, sor Margarete. Ti benedica, maestro Mahler. Sì, Dio ti benedica. Ok. Mi ha scoperto, secondo me questo è un indizio importante comunque, cioè l'odore che lei ha sentito che è inusuale potrebbe essere un indizio importante. Ora però bisogna tornare a cena. Qui c'è qualcuno? Qui dentro, nella foresteria? Sì che c'è qualcuno. Accarezziamo Furchen. Poi Dama Salomea, ecco la moglie del barone. E qui abbiamo però anche un'altra cosa. Che cos'è questa? Una lettera al barone dal priore Serenk. Baron Rotvogel. E questa però è una lingua che io non conosco. Mio Dio, Lorenz stava ricattando Ferenc per costringerlo a compiere una sorta di rituale occulto. Oh. Una cosa è leggere libri sulla magia. Ma pochi sono tanto sciocchi da tentare di metterla in pratica. Non c'è da stupirsi che Ferenc fosse così turbato dall'arrivo di Lorenz. Il barone avrebbe potuto farlo giustiziare per stregoneria. Ah. Alcune delle sostanze usate in questi rituali sono pericolose, persino letali. E Dio ci protegga dall'Inquisizione. Salve, Dama Salomea. Ah, maestro Mahler. Vi andrebbe di unirvi a me per cena? Vorrei parlarvi del mio defunto marito. Mia signora Rotvogel, sarei onorato di dividere il pane con voi, ma certo. Vi ringrazio, prego, sedetevi. Benedici noi, o Signore, e questi tuoi doni che stiamo per ricevere grazie alla tua generosità. Per Cristo nostro Signore, Amen. Amen. Mi sento piuttosto fuori posto qui, senza la compagnia del barone. Grazie per aver accettato di condividere questo pasto con me, maestro Mahler. È un onore per me. Sentitevi libera di servirvi della mia compagnia come meglio credete, in questo momento difficile. Vai. Le mie dame mi offrono tutta la compagnia e il conforto di cui ho bisogno. Vi ringrazio. Ok, iniziamo con... Vediamo cosa abbiamo da mangiare. Emmentale pane integrale oppure quaglia. E iniziamo dalla quaglia. Non che si possa trovare molto conforto in queste fredde e tetre città alpine. Io e Lorenz avevamo intenzione di visitare un po' di posti prima di tornare a casa a Worms.
Ma, beh, immagino sia già ora di tornare. Mi dispiace molto per la vostra perdita, signora. Temo che questo sia solamente il primo di tanti dolori. Voi siete sposato, maestro Mahler? Non ancora, ci sono ancora tante cose nel mondo che devo vedere, se capite cosa intendo. Oppure una donna mi aspetta a Norimberga. Quando avrò finito il mio lavoro qui, ci sposeremo. No, facciamola prima, dai. Forse non è così strano che voi e Lawrence siate diventati amici così in fretta. Immagino che abbia rivisto in voi alcuni aspetti del suo carattere. Condividiamo una grande passione per le cose belle. Raramente ho conosciuto qualcuno contraddistinto da una tale sete di conoscenza e di confronto sui temi più disparati. Non ne dubito, è sempre stato dedito al vizio. Un tempo la sua brama di alcol e donne gli provocava un forte senso di colpa, che però si è attenuato nel corso degli anni. Lorenzo aveva i suoi difetti, e io ero a conoscenza della sua infedeltà. Ma non siamo tutti imperfetti davanti a Cristo? Vai, mangiamo. Ah, abbiamo anche il frumenti. Vai, mangiamo il frumenti. L'ho amato come una moglie. Come a una moglie ha richiesto di amare il proprio marito, ma non potrei dire che fossimo amici. Spero solo che non siano stati i suoi appetiti a condurlo a questa triste fine. Ho cercato personalmente di trovare una risposta a questo dilemma. Allora, probabilmente il motivo per cui non va d'accordo con le suore è che se ne è bombata uno. Non penso Cecilia, non penso la capa suprema delle suore, ma una delle suore sì, sicuro. O comunque ci ha provato. Il rapporto tra voi e Lawrence era così stretto da spingervi a fare una cosa simile? La mia motivazione è strettamente personale. Il mio mentore, fratello Piero, è stato trovato sulla scena del delitto. Ma non credo che sia stato lui a uccidere vostro marito. Se non lui, allora chi è? Ci sono tante persone che avrebbero potuto farlo, sia qui, all'abbazia che in città aveva, poverino, non glielo diciamo, scusa. Non vorrei parlare a sproposito, capisco. Beh, non mi sorprende che mio marito si sia fatto dei nemici. Aveva le sue opinioni su tutto, e non esitava certo a esprimerle a chiunque avesse di fronte, che fossero richieste oppure no. Il precedente abate, padre Mattias, sembrava apprezzare questa sua schiettezza. Il nuovo abate, invece, è un po' più conservatore. A quanto sentito, padre Mattias era un uomo di mente aperta, un vero studioso. Padre Gernot non ha la stessa passione per le scritture che aveva Mattias, ma si fa comunque carico delle spese. Ricoprire tale ruolo renderebbe infelice chiunque, lo capisco. Chissà se ne farà, che ne farà del dono di Lawrence all'abbazia. Aspetta che continui. Aveva trovato un libro sulla storia di Tasseng. Riteneva che contenesse alcuni dettagli scandalosi. Ha detto che corroborava le paure espresse da padre Mattias, ma non mi ha fornito alcun dettaglio. Avete idea di cosa riguardassero questi scandali? Al di là del complesso intreccio della storia di Tasseng, non saprei. Ho l'impressione che questa comunità sia piuttosto antica. Mi dispiace non potervi fornire maggiore aiuto. Ho una certa istruzione, ma non possiedo la sete di conoscenza di mio marito. Se troverete il libro, spero che il suo significato vi apparirà chiaro. Se Dio vuole. Avete intenzione di rimanere a Tasseng a lungo? O avete intenzione di tornare presto a casa vostra a Worms? Forse tra qualche giorno. Attenderò l'arrivo dell'arcidiacono. Quando le sue indagini saranno concluse, e ne andrò. Anche se le circostanze che mi trattengono qui sono drammatiche, non ho alcuna fretta di fare ritorno. Se posso chiedervelo, perché? Non dovrei. Ora riesco a scorgere un barlume di ciò che Lawrence deve aver visto in voi. La vostra presenza è disarmante, maestro Mahler, e risulta fin troppo facile confidarsi con voi. Fai l'occhiolino. Non siete la prima che me lo dice. Ah, non mi sorprende. A essere sincera, non so cosa ne sarà di me quando farò ritorno a Worms. Il mio titolo e la mia residenza potrebbero essere in pericolo. Io e Lawrence abbiamo un figlio, ma è ancora troppo giovane. Le mie conoscenze in materia legale sono scarse, ma so che la mia posizione è a rischio. Vi trovate in una posizione difficile, mia signora. Pregherò per la vostra felicità. Io farò lo stesso, maestro Mahler. Ok. Mi spiace dover interrompere la nostra conversazione, ma temo di aver bisogno di un po' di riposo.
Naturalmente avete avuto una lunga giornata. E ce ne saranno tante altre, temo. Statemi bene, maestro Male. E nonostante qualunque cosa si possa dire su mio marito, sono certa che avesse molto a cuore la vostra amicizia. Ma guarda, certamente, non ci ha mai visto in vita tua, però. Ne sei sicura? Dovrei dormire un po' o trovare il modo di entrare in biblioteca. Salve, maestro Maler. Sì, io vorrei entrare in biblioteca per davvero, però. E saprei anche come farlo se potessi andare nella cripta. Non so se posso farlo, eh. Posso entrare in chiesa? Oh sì, posso entrare in chiesa. Buono. Se si può entrare in chiesa. No, è chiusa. Oh merda. Matteo è il cercatore dell'abbazia. Se mi vede, mi butta fuori. Devo nascondermi finché non sarà passato. Fortuna che la sua vista non è granché. Ah, vero, che culo. Cioè, c'è la talpa a fare la sorveglianza. Ok, ora possiamo andare nella cripta. Dove c'è il passaggio segreto per la. Biblioteca, eccola qua. Salgo per queste scale, ci vorrà un po' di tempo per trovare i documenti di cui ho bisogno. Perderò tempo domani mattina, se non torno indietro adesso. Entra nella libreria, vai. Ah, perché tu comunque hai il tempo contato, eh. Cioè tu hai il tempo contato e nel tempo contato devi scegliere cosa fare. Quindi alcune cose te le perdi. Cioè, tipo io facendo queste cose che probabilmente non potrò andare a parlare alla vedova o a parlare a Fortunato o su queste cose qui. Però cioè, io sto facendo cose che secondo me sono più interessanti. Leggi. E questo cos'è? De Herbis Cambriae. L'autore è Cadfelus di Salopia. Di Salopia, forse. Salopia, boh. Non credo di aver sentito parlare di lui. Artemisia Pungitopo, non ne conosco le proprietà, ma sembrano straordinarie. Un libro splendidamente illustrato, e l'autore sembra parlare per esperienza personale. Un meraviglioso tesoro nascosto per l'abbazia, va bene. Andiamo di trovare qualcos'altro però qui. Beh, ah, ok, posso salire? Un bifolium tratto da un testo più grande. Il Mysteria Astra? Non lo conosco. Sembra una sorta di testo astronomico. Dai, dimmi che grazie a questo possiamo decifrare il messaggio. Piuttosto elementare. Spiega la connessione tra segni astrologici. Sì, è questo. Tra segni astrologici e gli elementi. E il loro rapporto di base con l'alchimia. Dai, questo. Palese. Ogni segno è influenzato da uno dei quattro elementi. Cancro, scorpione e pesci sono i segni d'acqua. Capricorno, Toro e Vergine sono i segni di terra, e così via. Si interrompe lì. La pagina successiva cambia del tutto argomento. Forse Suora Illuminata sta cercando di ricostruire il testo nella sua interezza. Quelle due pagine erano abbastanza interessanti, suppongo, ma piuttosto semplice. Un momento. Questo è il collegamento tra i simboli astrologici nel cifrario di Ferenc e i simboli elementari sulla volvella, infatti. Se giro la ruota sull'elemento che corrisponde al segno, posso decifrare il messaggio che ha scritto. Ottimo. Ok, ora possiamo ritornare a prendere la volvella. Molto interessante. Storia del labirinto Librorum. Attenzione. Mi chiedo quali testi segreti potrebbero essere nascosti in un posto del genere. Se non ricordo male, un professore bolognese mi aveva raccontato una storia su un posto del genere in Piemonte. Sembra un racconto piuttosto complicato e straordinario. Facciamo quello dei libri nascosti. Dovrei prendere in prestito qualche libro, questo libro, quando avrò un po' di tempo libero, se Illuminata me lo concederà. Ah, così, finisce così questo. Peccato. Niente, si sale. Questo sembra promettente. Parla delle famiglie e delle suore dell'abbazia di Kiersau. Di Kiersau, bene. Suor Cecilia. Suor Illuminata. Matilda. Suor Gertrude. Sono queste tre comunque. Andiamo su Suor Cecilia.
O sarebbe Madre Cecilia? Un momento, appartiene a Welser, una delle famiglie più potenti di Augusta? A quanto pare i suoi genitori elargiscono l'autodonazione in Chiersa ogni anno. La mia famiglia non riuscirebbe mai ad accumulare somme simili nemmeno in 10 anni di lavoro. Suor Gertrude? Ah sì, l'erborista. Suo padre è un farmacista, questo spiega tutto. Suor Illuminata. Oh, questo dovrebbe essere interessante. Suor Illuminata. Si chiama Angeline. Viene dalla famiglia Capocci di Perugia. Sembra che avessero dei legami con Chiersau attraverso un vecchio abate, Rudolf. E la sua famiglia dona del denaro all'abbazia ogni anno. Ok. Gli altri invece? Sembra che madre Catherine sia stata la prima a trascrivere i dati, quasi 50 anni fa. Suor Hildegard della famiglia Golderic di Ravensburg, piuttosto benestante. Sembra che sia diventata la priora dopo madre Catherine. Matilda Oblata, la cantiniera delle suore. Viene da Kempten. Una famiglia di commercianti. Hanno donato i pigmenti da utilizzare nello scriptorum. Molti premurosi, molto premurosi. Dovrò ringraziarli se me ne avrò la possibilità. Questa nota dice che Suor Matilda lascia l'abbazia per diversi mesi. Perché sarebbe dovuta andare in un eremo? E in un eremo? Sembra strano che la sua sia l'unica voce con una nota del genere. Le date indicano che è successo 3 anni fa, poco prima che padre Mattias morisse. Il che significa che era più o meno il periodo in cui il barone Rothvogel giunse in visita. Dovrei parlarne con Suor Matilda, forse anche con Madre Cecilia. E dai, questa allora, Suor Matilda, può darsi che sia quella con cui Rothvogel ha bombato, eh? Può darsi. Andiamo nell'altra pagina. Suor Sofia. Suor Sofì. La sua famiglia è povera, ma ha donato della farina. Ok. Lisbeth Oblata. Viene da Utrecht. Sembra che abbia avuto una vita movimentata prima di venire qui. Aveva un marito e un figlio, entrambi morti. La sua famiglia di mercanti ha qualche legame con Chiersau attraverso i Kaufmann di Rothenburg, Ob der Tauber. Ok. Margareta, anche lei potrebbe essere interessante, eh? Margareta, anzi. Suor Margaret? Oh, la ragazza cieca che assiste Gertrude. È diventata cieca a causa di un intervento chirurgico alla cataratta andato male. Ricca famiglia contadina, ha donato lana e un pascolo a Krimmel. Suor Zdena. Questo dovrebbe essere interessante. Figlia dei Rotzbergs di Tabor, sono estremamente influenti in Boemia. Donano una fortuna all'abbazia. Non c'è da stupirsi che madre Cecilia e l'abate le permettano di fare quello che vuole. Ok. Dovremmo aver fatto tutto, no? Usciamo dal libro. Parla con Cecilia o Matilda, il barone e la monaca. Dai, questa è la storia da inseguire, ragazzi, ne sono sicuro. No, no, vai giù, vai giù. Anche lui conosce il passaggio segreto, eh? Questo è Thomas. Credo sia Thomas. Matteo? Ah! Cosa diavolo? Merda. Salirò per le scale, non potranno raggiungermi. Parlerò con loro, possiamo risolvere tutto, ma mai nella vita. Va bene, devo solo aspettare che Rudiger e Matteo se ne vadano. Un po' di pazienza. Aspettiamo. Così però perdo. Ah, ho perso un botto di giorni, ho perso un botto di tempo. Dimmi che lei è Matilda. Oh no, è Zdena. Andreas. Andreas, sveglia. Allora, sei qui per i libri o per me? Dai, ce la portiamo a casa. Stavo cercando indizi per capire che ha ucciso il barone. Fratello Piero non ha molto tempo. Molto nobile da parte tua rischiare l'ira dell'abate venendo qui di nascosto.
Il barone sembrava un uomo interessante. Peccato che Madre Cecilia non permettesse mai a nessuna delle suore di parlargli. Lo era? Interessante? Teneva in grande considerazione l'arte che anch'io, in qualità di artista, apprezzo. Provo grande ammirazione per l'arte. Potresti aiutarmi ad approfondire la mia comprensione? Ma certo, Zelena. Certo, c'è molto che potrei mostrarvi proprio adesso, se desiderate una lezione. Grazie a Dio, finalmente. Baciala o scappa? Sta arrivando illuminata. Baciala, baciala. Hanno fatto un po' più di un bacio. Oh, sai il fatto tuo? Che piacevole sorpresa. Suor Zedena, sei ancora qui? Suor Zedena? Controllatevi, tieni un dito sulle sue labbra, non dire nulla, tieni un dito sulle sue labbra. Mostra con rabbia il dito medio della mano destra. A chi? A noi? Oddio, ci oh, Dio ci protegga, suora illuminata, vieni presto. Qualcuno sta dormendo dietro la libreria. Andreas, come sei entrato? E perché sei qui? Hai spaventato a morte suor Zedena? Sì, l'abbiamo spaventata a morte proprio. Speravo di poter trovare qualche indizio utile per dimostrare l'innocenza di fratello Piero. In biblioteca? Cosa potrebbe esserci qui dentro di utile? Non ne sono sicuro. Sapete perché Suor Matilda fu trasferita in un eremo nel periodo dell'ultima visita del barone? Lo sai, eh? Dai, che lo sai. Sì, ma non è appropriato discuterne oltre. Dovresti parlare con Suor Matilda o con Madre Cecilia. Non posso parlarne con voi? Non spetta a me raccontare questa storia, e nel caso l'avessi dimenticato, non dovresti nemmeno trovarti qui. Ti prego di andartene, subito. Certo, sono desolato per il mio comportamento. È il minimo che puoi fare. Vieni, Suor Zedena, abbiamo del lavoro da fare. Devo trovare qualcuno con cui mangiare. Ah, perché è cena? Orario di cena? Ok, ragazzi, però direi che per questo video è tutto. Io vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!